Tempo di crisi è giusto badare alle cose concrete, a riusare le cose che generalmente non avrebbero spazio. Bellissima iniziativa, bel progetto portato avanti dall'Associazione Nunziatella, ma soprattutto la possibilità di essere accompagnato dall'Associazione Nove, che ha voluto donare 8 macchine da cucire. L'Associazione Nunziatella è una delle associazioni più, come dire, storicamente riconosciute dall'amministrazione comunale che opera in questo quartiere. È un'associazione che opera non solo come luogo aggregativo, ma ha sempre lavorato in sintonia con l'amministrazione comunale su progetti di sostegno di recupero per i bambini del territorio, del centro storico. Oggi questa associazione diventa un momento ancora più importante di riferimento su quest'area della città, perché molte donne, non solo del centro storico, ma anche immigrati presenti nella nostra città, saranno qui a formarsi in questo laboratorio, quindi una possibilità formativa e anche, come dire, di formazione e la possibilità soprattutto di poter acquisire poi un lavoro per poter andare avanti nella vita. L'associazione che ha voluto, come dire, completare quella che è l'attività del laboratorio, donando queste macchine che sicuramente consentiranno di fare un salto di qualità. Siamo sicuri, perché abbiamo già avuto modo di sperimentarlo ordinando per una manifestazione che abbiamo fatto a dicembre delle borse che sono andate a Ruba, e siamo convinti che con un'esperienza nostra personale di tanti paesi, di tanti progetti, come ho detto, questo è uno dei progetti anche in piccolo più concreti che io abbia visto, efficaci, quindi speriamo proprio che si sviluppi e porti benefici a molte altre persone. Avete donato alcune macchine da cucire, altre taglie e cuci, un po' tutto il materiale che serve, quanto l'attrezzatura che serve per un laboratorio sartoriale. Sì, e abbiamo anche sostenuto le spese dei corsi di formazione base avanzata, e adottando un sistema che mi sembra molto pratico, le persone formate a loro volta ne formeranno delle altre, in modo che con la stessa spesa si moltiplichino i benefici. Ci fa conoscere un po' meglio la sua associazione? La nostra associazione è nata 2 anni fa da persone che come me hanno fatto i cooperanti per un lungo tempo, oltre 10 anni, in paesi come l'Afghanistan, lo Yemen, la Mauritania, l'India, il Mozambico, e si sono accorti che ci sono delle cose che non funzionano alla perfezione nel meccanismo degli aiuti umanitari e si può fare meglio, soprattutto per quanto riguarda il risparmio. E questa associazione è nata da questo punto, proprio per questo scopo, cioè non fare le cose da soli. Dove c'è un'associazione che funziona, come il Sant'Andrea nella Nunziatella, unirsi, perché unire le forze permette di risparmiare e fare di più. Quindi questo è uno dei nostri principi, l'altro è zero sprechi. Noi lavoriamo tutti a titolo volontario, non abbiamo un ufficio, siamo itineranti come la banca di Yunus all'inizio, non abbiamo spese, le spese che abbiamo ce le paghiamo da soli e il 100% dei soldi che raccogliamo va ai progetti. Questo in sintesi. Quale augurio per quest'altra iniziativa? Per quest'altra iniziativa l'augurio è che più bello credo è che continui così, perché secondo noi è meglio di Carmela così De con Luca. Le forze che avevano. Nell'ambito dell'associazione? Dell'associazione mi interesso del laboratorio di cucito. Associazione Sant'Andrea nella Nunziatella, che come dire mette a frutto quella che è una necessità, il recupero, il riutilizzo di materiali che altrimenti verrebbe sprecato. È diventata una necessità. Prima era un fatto snobistico, è nato il riuso, il vintage, tutto quello che si vuole, tutto quello il gran parlare che si fa attorno a questo argomento, però adesso è diventata proprio una necessità, addirittura c'è la banca del tempo e questa è, la nostra associazione funge anche da questo, mi voglio però limitare a questa iniziativa. Innanzitutto quanti siete? Vabbè, lo chiediamo poi alla responsabile. Siamo tanti, il numero preciso non glielo so dire, ma tra adulti e bambini e anziani siamo tanti. Dunque la cosa è nata del laboratorio di cucito, è nata inizialmente con un laboratorio di riciclo creativo in generale, per cui si è incominciati a lavorare sui materiali più vari, dal rivestire le sedie vecchie di tessuto coinvolgendo anche persone che non sapevano cucire, insomma. Quando ci siamo resi conto che poi la necessità c'era, la volontà c'era pure di apprendere delle tecniche,
abbiamo iniziato a cercare di trasferire a quelli che ne avevano voglia queste competenze. Ci ha aiutato molto questo progetto, di questa collaborazione con Nove Onlus, che ci ha consentito di comprare tutta una serie di attrezzature indispensabili per poter svolgere questa attività. Avevamo una sola macchina da cucire, era insufficiente, era gelosamente un cucito sartoriale di base, diciamo, che riguardava un po' il rammendo. No, scusi, no, sbagliato, è tagliato. Gli aggiusti sartoriali. Invece il secondo corso era quello di cucito creativo. Quello di utilizzare il cucito però in maniera fantasiosa, per cui è divertente, è coinvolgente, e le borse sono proprio l'oggetto più adatto a queste tecniche. Borse che realizzate a questo punto con materiali più disparati, dalle buste di plastica ai jeans, sì, come si faceva, sì, negli anni 60. Sì, sì, inizialmente è nata così, adesso si tende a recuperare tessuto principalmente, per cui è indispensabile l'utilizzo delle macchine, insomma, e quindi la borsa come oggetto non solo di creatività, come oggetto unico, come borsa non standardizzata, certamente personalizzata, ognuno si può fare la propria borsa così come crede, così come vuole. Poi è anche ecologica, perché evita l'utilizzo della plastica, e insomma, che dire, ci stiamo divertendo, quindi questo già basta. Tengo a precisare che da questo corso di cucito, quel corso insomma base, una delle partecipanti, una ragazza, ha deciso che quella poteva essere la sua attività, per cui sta proseguendo con un corso professionale di taglio e cucito per suo conto, e questo per noi è una grande soddisfazione. Vuol dire che abbiamo avviato ad un'attività, insomma, una delle nostre ragazze. La cosa bella è che appunto quanti hanno frequentato il primo corso a loro volta sono, come, sì, dire, diventati tutor e insegnanti. Certamente ci siamo strutturati in questo modo, è chiaro che non potevamo estendere il corso a tante persone, quindi ci siamo limitati a 20 persone, per cui queste 20 persone poi si sono prese anche l'impegno di poter trasferire agli altri quello che avevano appreso.